Coordinatore di una cosa molto organizzata, per cui poco coordinata, che è il Festival della Complessità, che ci piace definire diffusa a chilometro zero, perché si realizza in diverse città d'Italia ormai da 12 anni, e viene, le iniziative vengono prese da associazioni e soggetti diversi che si fanno carico appunto di promuovere nella loro realtà qualche evento che abbia attinenza con la complessità, con la logica sistemica e quant'altro. Quest'anno Parma, che ormai sono anni che partecipa al festival, ci ha fatto il grande piacere e onore di ospitare questa iniziativa di apertura. E bisogna dire che Francesca Vidoglio è stata bravissima, come è stato bravissimo negli anni passati Fabio Vanni, che è qui con noi. Hanno raggiunto il record di 34 eventi in una sola edizione del festival, prima del Covid. Quest'anno ho detto: allora scusate, ma visto che siete così bravi, organizzate voi il festival, diciamo, l'evento di apertura. Per farvelo breve, anche quest'anno a Parma ci saranno moltissimi eventi. Il festival comunque ha un suo sito dove c'è il programma, basta cliccare Festival della Complessità. Quest'anno andiamo verso una ventina di città, ci sono alcune cose online e altre cose di persona, se andate sul programma. Detto questo, passo a presentarvi Pierluigi Fagan, che abbiamo incrociato giustamente. Perché ci siamo conosciuti, Luigi? Tramite Valerio. Ah, tramite Valerio Eletti, giusto, che è un po' un hub. Vabbè, io comincio a veleggiare verso un'età tarda, quindi scusate se non tutti i ricordi sono immediati. E con Pierluigi è nata subito un'intesa, diciamo, molto piacevole. Perché sì, d'accordo, lui è un cultore della complessità, dei sistemi complessi e quant'altro, ma la cosa in lui più, oserei dire, affascinante è che ci può parlare di antropologia, di storia, di geografia, di geopolitica, di filosofia, è uno a tutto campo, insomma. E questo è perché lui a un certo punto della sua vita ha potuto
ritirarsi in meditazione e andare precocemente, diciamo, molto precocemente in pensione, fra virgolette, e dedicarsi allo studio delle più diverse discipline, compresa, non so, esplorare l'aramaico per capire bene alcuni testi, insomma, se l'è avvereggiato in ogni campo del sapere, o perlomeno in quasi tutti i campi del sapere. E poi naturalmente si è concentrato sulla geopolitica, perché ha scritto questo libro affascinante che è Verso un mondo multipolare, che è stato smentito dalla guerra di Crimea e la guerra dell'Ucraina. Io non credo di dire molto altro, che lui parla di transizioni, che è il tema di quest'anno del festival, che verrà affrontato in tutte le occasioni da vari punti di vista. E quindi, detto questo, penso di cederti senza meno la parola e di mettermi in ascolto, come penso tutti noi. Bene, grazie, buongiorno, benvenuti. Siete pronti? Vedete, investiti da una relazione in cui parlerò, contrariamente a quanto mi è stato suggerito, in maniera molto veloce, un sacco di concetti, quindi non si capiranno. Avrei dovuto preparare le slide, in effetti, per fissare il pensiero, ma non vi preoccupate, l'importante è cogliere l'ordito, o perlomeno quello che io ho da raccontarvi come ordito. Allora, le transizioni, diciamo la più classica, la più conosciuta delle transizioni è la transizione che riguarda la molecola H2O, quella dell'acqua, no? Sotto una certa temperatura le molecole tra di loro hanno un ordine cristallino, sopra questa temperatura hanno un ordine liquido, da una certa temperatura in poi hanno ordine gassoso. Terremo questa metafora, diciamo, di base per affrontare poi invece l'argomento, che dà il titolo alla mia specifica relazione, che è quella: una transizione epocale, punto interrogativo. Mi è stato consigliato da Fulvio, da Valerio, di mettere il punto interrogativo per lasciare la tesi aperta. In realtà, da quando abbiamo discusso questo titolo a oggi, la storia si è preoccupata di togliere il punto interrogativo. Mi sembra evidente che siamo capitati in una frattura storica di cui cercheremo di indagare le cause, il da dove veniamo, il dove potremmo andare, cercando anche di illuminare un po' cosa sta succedendo, diciamo, nella nostra contingenza. Lo faremo con una relazione divisa grosso modo in tre parti, ma se ci fosse stato tempo avrei preferito quattro, nel senso poi di affrontare anche una questione epistemologica o gnoseologica, cioè quello che diciamo, come lo diciamo, in base a cosa, qual è la struttura delle conoscenze che ordinano quello che andiamo a dire, ma non ci sarà tempo. Si parlava con Dario Fuori della definizione che diede un matematico russo della odiosità di russi, di questi tempi non è molto polite, però insomma è un grandissimo matematico, Kolmogorov, che fa parte della cultura della complessità, e Kolmogorov diceva che la complessità di un ente o di un fenomeno si deduce dalla lunghezza della stringa di descrizione. Sapete che dentro questa cultura c'è una certa critica del riduzionismo, cioè della semplificazione, della riduzione. Purtroppo anche nei nostri discorsi e nella conoscenza in generale siamo costretti a volte a ridurre, perché ce lo impongono i mezzi attraverso i quali parliamo, ad esempio i mezzi digitali, oppure la televisione, oppure il tempo di attenzione, ahimè, che è sempre più scarso. Quindi la quarta parte non la tratteremo, ne tratteremo tre. Primo, il motore della transizione. Cosa ha messo in moto il mondo e in che senso si è messo in moto l'oggetto di cui parleremo nel mondo, e se è vero o meno che c'è una epocalità, perché gli esseri umani ogni volta che capitano in una turbolenza pensano di essere capitati in qualche cosa di storico, di epocale, e quindi qui dovremo verificare se si tratta effettivamente di una transizione epocale e di che tipo, che profondità ha, quali ne sono i caratteri, i principali caratteri di questa transizione,
e atterreremo sull'argomento del giorno, cioè su quello che dentro questa relazione chiameremo il perno della transizione, cioè la guerra in Ucraina. Naturalmente dovremo affrontare molti temi, quindi dovremo andare necessariamente a un livello di superficie. Quindi il più importante è l'architettonica. Kant alla fine della critica della ragion pura parlava dell'architettonica, l'architettonica del pensiero, senza diciamo soffermarsi ahimè più di tanto sulle singole parti. E partiamo dalla prima parte, cioè il motore della transizione. Cosa ha messo in moto la transizione del mondo? Prenderemo in esame un periodo storico che parte dal dopoguerra e arriva ai giorni nostri. E dentro questo periodo di circa 70 anni c'è un fatto clamoroso che di solito non viene notato strettamente, mentre invece è sia di dimensione che di profondità appunto cataclismatica. Il fatto è che in questi 70 anni la popolazione umana del pianeta è triplicata. Mai la popolazione umana nella storia si è triplicata in soli 70 anni, mai lo ha fatto partendo da 2 miliardi e mezzo. Quando si è triplicata da 100 milioni a 300 milioni non se n'è accorto ovviamente nessuno, anche perché non esistevano gli uffici di statistica, mentre oggi, negli ultimi 70 anni, chiaramente essere partiti già da un livello abbastanza alto ha portato a, diciamo così, un riempimento del mondo. Questo non vuol dire che siamo troppi, come sapete ogni anno, o forse non lo sapete, insomma ve lo dico, ogni anno si celebra l'Overshoot Day, che è il giorno nel quale noi abbiamo consumato tutte le materie prime che in teoria statisticamente avremmo dovuto consumare in un anno. Negli ultimi anni questa data è sempre stata anticipata, l'altro anno credo fosse i primi di agosto, credo che anche quest'anno saremo o il primo o il 2 d'agosto o addirittura la fine di luglio. Significa che a quel giorno noi abbiamo già consumato gran parte delle risorse che poi hanno problemi a ripristinarsi. Ora, è stato calcolato che se tutto il mondo vivesse come gli indiani, questo pianeta ci basterebbe e ne avanzerebbe anche un pochettino. Se vivessimo tutti come gli americani, sarebbe necessario averne 5 e ovviamente non abbiamo 5 pianeti. E già da questa piccola comparazione capirete un po' qual è il problema, un po' che analizzeremo in tutta la relazione. Cioè, la gran parte del mondo che vorrebbe vivere come gli americani ed è impossibile convincere gli americani a vivere come gli indiani e quindi si viene a creare un conflitto perché ognuno cerca le migliori condizioni di possibilità per avere quanta più porzione di mondo a disposizione per alimentare il proprio benessere. La possiamo definire questa una sorta di grande inflazione del sistema umano. Inflazione qui è presa dalla cosmologia e non dall'economia, e quindi dall'inglese inflation, quando soffiate il palloncino si ingrandisce. Nella cultura della complessità di genere, che sia esplicito o implicito, noi partiamo inquadrando le cose come sistemi. I sistemi sono parti in relazione, meglio se interrelazione, cioè relazione reciproca, ancora più complicato, complesso, se viaggiano segnali non lineari, ancora più complesso se si vengono a creare dei circuiti che rimandano indietro l'informazione in maniera tale che si venga a creare il cosiddetto feedback. Se è accrescitivo è un feedback positivo, se è decrescitivo è un feedback negativo. Il sistema umano è aumentato moltissimo nelle parti, che io chiamo varietà, perché a loro volta se queste parti sono diverse tra di loro determinano ancora più complessità. E quindi sono ovviamente aumentati, abbiamo detto, gli esseri umani, ma sono anche molto aumentati gli stati, sono triplicati passando da circa 60 a circa 200 in questi 70 anni. Sono anche molto aumentate le interrelazioni, naturalmente già con la rivoluzione dei trasporti, i primi del Novecento, e poi c'è stata un'altra spinta nell'immediato del dopoguerra, soprattutto aerei, treni, navi, gli aerei hanno portato le persone molto velocemente in tutte le parti del mondo, poi c'è stata la grande diffusione dei sistemi di telecomunicazioni dagli anni 70-80, anche l'infrastrutturazione dell'informazione digitale, cioè internet. E quindi se un sistema è fatto di varietà e interrelazioni, sono molto aumentate le varietà e sono molto aumentate le interrelazioni.
Tutto questo ha cominciato a un certo punto a creare una pressione sul contenitore, il contenitore del pianeta Terra, sia perché il modo economico moderno, scienza tecnica, capitale, produzione e mercato, questa è la sua, diciamo, definizione sintetica, qualcuno la chiama capitalismo, ma è una definizione molto scivolosa, complicata, ce ne sono varie decodifiche, per cui meglio concentrarsi sui tipi di economia moderna. Si sono diffusi a tutto il mondo e quindi chiaramente, essendoci nel mondo tante più persone, tanti più stati, tutti quanti usando questo sistema hanno accresciuto l'impatto nei confronti del pianeta. Questo perché quando nacque il sistema, nel 700 in Inghilterra c'erano 5 milioni di persone, e quindi l'Inghilterra aveva agio di importare tutte le materie che voleva, l'energia ce l'aveva a casa perché c'era il carbone, e poi quando non bastò il carbone incominciò a importare il legname dalla Scandinavia, eccetera, eccetera, e quindi in complessità noi parliamo di dipendenza dalle condizioni iniziali. Ecco, questo sistema dipende da condizioni iniziali che però erano le condizioni di un altro mondo, che non è quello di oggi. In più, appunto, si è diffuso a tutto il mondo. E questo ha cominciato a creare pressioni sul mondo dal punto di vista ecologico, ambientale, climatico. Di solito si parla di quello climatico, ma quello ambientale ecologico è anche più certo, misurabile e non meno drammatico. Ma a un certo punto questa pressione ha cominciato a diventare, ed è un po' il turning point, diciamo, recente, trasferendo, diciamo così, cambiando la ricchezza economica in potenza geopolitica. E quindi se negli ordini di mercato va bene che siamo tutti ricchi, tutti ci diamo da fare, tutti cerchiamo al massimo il profitto, e gli economisti che hanno una metafisica molto fantasiosa parlano di meccanismi win-win-win, in cui tutti vincono. In geopolitica invece vale la somma zero, cioè se uno fa più uno è perché uno ha fatto meno uno, e quindi purtroppo in geopolitica vigono delle logiche altamente competitive che poi arrivano a degli attriti che purtroppo portano anche alla guerra. Tutto questo, come detto, è accaduto in un tempo straordinariamente breve, solamente 70 anni. Questo significa che gli ordini dei nostri sistemi, delle nostre società, i nostri modi di vivere, di fare anche economia, sono ancora quelli che provengono dall'era moderna, mentre ci troviamo in un'altra era che provvisoriamente proponiamo di chiamare era complessa. E questo crea, diciamo così, un certo disadattamento, un certo rischio di non compatibilità. Questo sulle strutture del mondo, poi anche sulle strutture di pensiero, quelle che si possono chiamare mentalità o immagini di mondo. Noi ragioniamo in genere con conoscenze, sistemi di conoscenze che sono quelle appunto che provengono dal modo di vivere e del mondo precedente, e ci troviamo in un nuovo mondo e rischiamo di non comprenderlo. Non rischiamo, diciamo, una certezza, anche perché tutto appunto si è sviluppato in un tempo molto breve. Inoltre non è stato lineare, perché in realtà gran parte del fenomeno riguarda la seconda parte di questi 70 anni, a partire dal 1985. Nel 1972 un fisico americano che si chiamava Phil Anderson scrive un articolo che si intitolava More is Different su Science. A oggi, dopo 50 anni, risulta uno dei 5 articoli scientifici più citati in questi 50 anni. Poi Phil Anderson vincerà il premio Nobel nel 77, non per questo articolo ovviamente, e fa parte della cultura della complessità, come Murray Gell-Mann, come il nostro Giorgio Parisi. Che tra l'altro nel primo pezzo del suo ultimo libro, uscito dopo che ha avuto il Nobel, appunto cita Phil Anderson e il concetto di More is Different, che dice che cosa? Richiama una regola cosiddetta della conversione della quantità in qualità, che peraltro si trova anche in filosofia, in posti strani, si trova nel materialismo dialettico di Engels, ma venne citato anche da Marx, ma in realtà entrambi lo presero da Hegel. Anche se poi è riferita al concetto di sistema che in realtà sta nel libro H di quella incredibile collezione di libri di filosofia che è la metafisica di Aristotele, quando Aristotele dice l'intero
e più delle sue parti, conosciuta oggi come il totale maggiore della somma delle parti, ma questa è la versione matematizzata. In realtà quella di Aristotele aveva, appunto, ma adesso non vi voglio tediare con una questione di filosofia e di come si esprimono i concetti. Ad ogni modo, cosa significa? Che quando aumentano le quantità, non so, a Parma siete in 200.000, no? Facendo una proporzione, Parma sta al mondo come 70 anni stanno a 7 anni? Ecco, immaginate, in 7 anni Parma passa da 200.000 a 600.000 persone. È chiaro che tutta la struttura organizzativa, dalle strade ai servizi pubblici, ai modi di vita, all'occupazione sul territorio, l'organizzazione interna del sistema Parma si va completamente a riformulare. Ecco, noi siamo in un problema di questo tipo. Abbiamo avuto una grossissima affluenza di nuove varietà, di nuove interrelazioni, anche di nuovi tipi di interrelazioni, e quindi il sistema è in una transizione di fase. E finiamo così la prima parte, la tesi, diciamo, che abbiamo posto. Adesso cerchiamo di vedere cosa significa, quali sono i caratteri di questa transizione a livello mondo. Il mondo, in questi 70 anni, ha cominciato a ordinarsi. Adesso vediamo un attimo l'ordine economico, l'ordine militare e l'ordine politico. Dal punto di vista economico, questo mondo nasce nel 1944, quando in una ridente località americana che si chiama Bretton Woods si riuniscono sostanzialmente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. La delegazione della Gran Bretagna era capitanata da John Maynard Keynes, il quale provò a far cambiare idea agli americani, non riuscendoci ovviamente, per un problema di rapporti di forza. Insomma, gli Stati Uniti ovviamente erano una potenza molto più ampia di quella britannica, soprattutto era una potenza intatta, mentre insomma la Gran Bretagna era in grande difficoltà. Lì venne stabilito, ad esempio, la nascita della Banca Mondiale, World Bank. La World Bank partecipano 182 paesi, cioè i soldi questa Banca Mondiale ce li ha perché i soci, che sono 82 paesi, vi afferiscono dei capitali, naturalmente gli americani più degli altri, e tutto fatto in proporzione al PIL. Chiedo scusa. Invariabilmente, da quando è stata fondata fino ad oggi, i direttori della World Bank sono americani. Poi il Fondo Monetario Internazionale, l'IMF, invariabilmente da quando è stato fondato fino ad oggi, i direttori sono europei. Anche lì ci sono 180 paesi che afferiscono capitale. Ricordo ad esempio quando ci fu il problema della Grecia, si creò una cosiddetta troica in cui c'era l'Unione Europea, la BCE e poi c'era il Fondo Monetario Internazionale. Bene, dovete sapere che la gran parte dei paesi che partecipano al Fondo Monetario Internazionale si domandarono: ma noi perché dobbiamo partecipare al salvataggio della Grecia? Cioè, la Grecia per noi è un paese ricco, parliamo del Zimbabwe piuttosto che del Pakistan, eccetera, eccetera. Se per vostre regole interne europee c'è il bilancio sfalsato, è un problema vostro. Non vedo perché noi dovremmo mettere, perché i capitali a quali noi abbiamo contribuito dovrebbero essere spesi anche per questo tipo di evenienze. Questa è una contestazione che venne fatta allora all'allora direttrice, che era la Madame Lagarde, che adesso è la BCE, adesso c'è la Georgieva, che è bulgara, ma insomma ci sono scossoni anche all'interno di queste organizzazioni. Poi ci possiamo citare la Bank of Investment Settlement o Banca dei Regolamenti Internazionali di Ginevra, che in realtà negli anni 30 è la banca centrale di tutte le banche centrali. Il dollaro oggi è la moneta internazionale per eccellenza, quindi qualunque Stato, qualunque grande impresa deve avere una riserva di dollari perché agisce sui mercati tramite il dollaro. Ma il dollaro è in definitiva un pezzo di carta con dell'inchiostro verde, e quindi è un grande privilegio per gli americani avere la possibilità di mettere dei pezzi di carta sotto la pressa, stampare dollari, e nella misura in cui vengono dati all'estero non creano neanche inflazione, diciamo sono ricchi di natura. Poi non è così semplice la faccenda, insomma il sistema finanziario è estremamente complesso. Di questo ordine economico poi faceva centro capitale sostanzialmente Wall Street per tutta la circolazione finanziaria, che sapete negli anni 80 ha cominciato a tirar fuori degli strumenti estremamente esoterici, sono stati coinvolti addirittura dei meccanici quantistici per riuscire a trovare le formule
di queste cose che in realtà non avevano il fattivo sottostante, cioè vendevano dei titoli che non rappresentavano reale ricchezza, erano autoconsistenti, cioè inconsistenti sostanzialmente. Questo è l'ordine economico che è andato avanti, diciamo, per gran parte di questi 70 anni. Dal punto di vista militare, immediatamente nel dopoguerra nasce la NATO, inizialmente un accordo tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, cui si associano immediatamente i paesi dell'Europa occidentale. Oddio, non immediatamente, in realtà dovete sapere che nel 1954 i francesi tentano l'ipotesi di fare l'esercito europeo, no? Che è un elemento oggi di cui si discute molto, e convincono, allora diciamo siamo ai tempi dell'Euratom, per cui la comunità era fatta da Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Germania e Italia, e li convincono, per cui questa proposta va al Parlamento, viene approvata da Lussemburgo, Belgio, Olanda, Germania. Quando va in Francia, il 25 agosto, inaspettatamente i francesi la bocciano per 5 voti. Perché cito il fatto? Perché se in quel momento si fosse fatto un esercito europeo, siccome un esercito dipende da un ministero della difesa, un ministero della difesa non può che non dipendere da un governo. E quindi quella era una famosa biforcazione in cui, se si fosse scelta una strada, ci sarebbe stato uno sviluppo politico, diciamo così, dell'Europa. Tenete conto che ai tempi la Germania non poteva che ringraziare solamente di essere consultata, perché insomma avevano un senso di colpa dopo quello che era successo e oltretutto avevano una distruzione materiale interna, no? Quindi diciamo eravamo tutti abbastanza, o perlomeno i tre paesi eravamo abbastanza equilibrati, la Germania con questi problemi, noi pure col fascismo, post-fascismo, i francesi sì, in teoria avevano vinto la guerra, ma insomma anche loro stavano abbastanza a pezzi, quindi c'erano tutte le condizioni per trovare, diciamo così, questa omogeneità, ma caso della storia, che poi non è tanto caso, c'erano delle ragioni per cui i francesi prima fecero la proposta e poi non la approvarono, così finimmo tutti nella NATO. E la NATO nel 1999 incomincia la sua espansione verso est, tre paesi, Polonia, Cechia, Ungheria, poi di nuovo nel 2004 le tre repubbliche baltiche, la Slovacchia, Romania e Bulgaria, e poi di nuovo nel 2009, e poi di nuovo con la Macedonia e il Kosovo. In termini di spesa militare, a oggi gli Stati Uniti spendono quanto tutti e 11 i paesi che vanno dopo di loro, quindi tutti i paesi che vanno dalla seconda alla dodicesima posizione in termini di spending militare, tutti insieme spendono quanto spendono gli Stati Uniti, e questo va avanti da parecchi anni. Più indietro andate negli anni e più questa proporzione è ampia, nel senso sono 13, 14, 15, 16 paesi. La spesa in difesa, appunto, presuppone la difesa. Non si capisce gli americani da cosa si debbano difendere, perché stanno su un'isola continente con due grandi oceani ai lati, per cui se immaginate che qualcuno prenda le navi per andare in puntata negli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'America hanno agio, diciamo, diverse settimane per bombardare tutte le navi, per cui nessuno arriva negli Stati Uniti d'America. Né hanno minacce da nord, dove c'è gli amici canadesi, comunque c'è l'area subpolare, né da sud, perché il Messico ovviamente non è in grado di portare insidio, poi il continente si stringe, diventa Centro America con una serie di repubbliche e poi diventa Sud America. Tuttavia la spesa militare è molto ampia, così come è molto ampio il network delle basi militari, 146 nel mondo ci sono 196 paesi, 146 paesi hanno basi militari di tipo diverso, si va da 5-10 funzionari a veri e propri battaglioni relativi ad armamenti. Quanto all'ordine politico, immediatamente nel dopoguerra passiamo dalla Società delle Nazioni all'ONU e una pletora di organizzazioni collegate con l'ONU, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avete conosciuto nella recente pandemia. Ma sono moltissime, si chiamano organizzazioni multilaterali e creano una sorta di tessuto, di infrastruttura del mondo
in cui si cerca, diciamo così, un ordine partecipato ovviamente da tutti gli stati che esistono nel mondo, ognuno secondo la propria potenza e ciascuno per il proprio interesse. Dovete sapere che in una delle due discipline che trattano questo tipo di argomenti, che sono le relazioni internazionali, l'altra è la geopolitica, sono due discipline diverse. Voi in televisione vedete i rappresentanti di uno e degli altri, ma sono metodologie diverse, che si occupano anche relativamente di cose diverse. Ad ogni buon conto si parte dalla considerazione che il mondo è anarchico, nel senso che non c'è un'autorità superiore che stabilisce una legge e soprattutto che ha una polizia in grado di farla rispettare. Per cui anarchos, an privativo, arche ordine, è privo di ordine. Quindi dovrebbe avere un ordine auto-organizzato. Il sistema multilaterale, diciamo così, dovrebbe facilitare l'auto-organizzazione del mondo, però le varie parti che vi partecipano non hanno tutti, diciamo così, lo stesso istinto cooperativo, ma anche molto competitivo. Ora, in questi 70 anni, in maniera molto schematica, l'ordine è stato prevalentemente bipolare lungo tutto il periodo della Guerra Fredda, che è durato fino al 1991, quando uno dei due poli è imploso, cioè l'Unione Sovietica. Ma questa descrizione comunque era incompleta, perché se sommavate tutta la popolazione del polo occidentale, e quindi europeo e anglosfera, e per europeo intendiamo tutti gli stati europei, esclusi la Bielorussia e la Russia, per anglosfera intendiamo la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda e l'Australia, messi tutti insieme, noi oggi siamo il 16% del mondo. Quando sentite in televisione che la comunità internazionale ha detto, dovete tradurre il 16% del mondo ha detto. Non esattamente il 16, forse il 18 se ci mettiamo il Giappone e la Corea del Sud. E questo denuncia un problema, che è un problema proprio di percezione, di visione, no? In molte discipline si parla di eurocentrismo, qui c'è un vero e proprio occidentalcentrismo, che non è una cosa brutta, è da analizzare se ci crea delle distorsioni nella percezione e nell'analisi del mondo prima di doverla giudicare. E indubbiamente pensare che noi siamo il mondo quando siamo 16, di distorsione, ahimè, ne crea parecchie. Nel 1991 crolla uno per implosione interna uno dei due poli, cioè l'Unione Sovietica, e gli Stati Uniti si convincono di essere in una nuova fase della storia che chiamano unipolare. Questi ordini li possiamo assimilare, per ritornare alla nostra metafora iniziale, all'ordine cristallino. Infatti si chiamava guerra fredda, cioè questo richiamo termodinamico, no? Con il freddo le relazioni tra le molecole diventano più semplici, più ordinate, più fisse. La fase unipolare invece è una fase in cui domina un solo polo, che sono gli Stati Uniti d'America. Tant'è che uno storico americano abbastanza famoso, Francis Fukuyama, pubblica un libro dal titolo La fine della storia, che può sembrare un concetto ridicolo, ma in realtà richiama una parte della filosofia della storia di Hegel, quindi era anche una citazione colta, in cui sostanzialmente diceva basta, è finita la contrapposizione tra modelli, è rimasto un unico modello, ormai tutto il mondo diventerà un mercato, una democrazia liberale, via discorrendo. Inizia questo entusiasmo che dura fino all'11 settembre, quando la storia va in libreria, guarda il libro e fa ok, adesso ti spiego chi è che finisce e chi è che non finisce, perché poi con le torri gemelle, insomma, la storia ha dato dimostrazione che non era esattamente finita. Questo tipo di mentalità che c'era ai tempi, siamo negli anni 90, è quella da cui nasce una nuova organizzazione, che è la WTO, la World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio. C'era commercio internazionale anche prima, sappiate che dal 1950 al 1973 il totale degli scambi commerciali nel mondo è aumentato di 7 volte, quindi molto prima della globalizzazione. E tuttavia questo avveniva tramite un sistema di trattati che si chiamava GATT. Nel 1994 invece viene creata questa organizzazione che ha anche potere giuridico, nel senso che può combinare delle sanzioni a coloro che non si attengono alle regole che vigono all'interno dell'accordo generale della World Trade Organization,
che peraltro è assai priva di regole, perché la filosofia è quella che il mercato, mentre auto-organizzato, meno mani si mettono, meno leggi si fanno, meno vincoli si pongono e più ha capacità di esprimere la propria capacità auto-organizzativa. Sapete che questa intuizione risale a un filosofo morale scozzese, Adam Smith, nel 1776, quando pubblica la sua Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, cioè la ricchezza delle nazioni, che è un po' una intuizione sulla facoltà dei sistemi auto-organizzati, che poi noi abbiamo anche all'interno della nostra cultura della complessità. Come abbiamo il concetto di biodiversità, è la stessa cosa sostanzialmente, dal punto di vista logico. Come è andata la globalizzazione? Naturalmente c'è molto dibattito, adesso vi invito a vedere una chart che non vedrete, ve la disegno io, ve la disegno dal vostro punto di vista. Immaginate, questa è una chart, con molta fantasia, qui abbiamo la percentuale di incremento dei redditi dal 1994 a quando è stato fatto questo calcolo, cioè dal 2014, è stato fatto dal capo economista della World Bank, Branko Milanovic. Mentre qui abbiamo porzioni di mondo. Allora la curva fa così, c'è questa grossa gobba, poi scende giù, per un pezzettino finisce anche sotto zero e poi risale su. Tutta questa grossa parte, questo è detto elefante questo, perché diciamo, la scale line è come fosse un elefante, no? L'elefante di Milanovic. E cosa ci dice? Che i vincitori della globalizzazione sono stati questi di questo dorso, di questo pancione, di questo grande elefante, sostanzialmente sono i popoli asiatici. L'Asia fa il 60% della popolazione mondiale, cioè noi occidentali tutti insieme 16%, loro 60%. Questi sono i rapporti. E chiaramente loro hanno beneficiato moltissimo della globalizzazione. Poi però c'è chi ha perso, nel senso che comparativamente a 24 anni prima ha visto il capitale non incrementarsi, incrementarsi molto di meno o addirittura appunto non incrementarsi. Queste sono le popolazioni occidentali che non hanno giovato, non hanno avuto giovamento dalla globalizzazione, mentre la parte che risale, che è la proboscide, no? L'elefante, la proboscide, questa parte è sempre popolazione occidentale, ma sono quelli che hanno avuto dei vantaggi della globalizzazione. Chi sono? Prevalentemente i possessori di capitale, cioè coloro che tramite azioni, fondi di investimento, strumenti esoterici della finanza, come abbiamo prima citato, hanno investito, hanno prestato sostanzialmente denaro all'Asia per attivare il ciclo produttivo che ha prodotto ovviamente ricchezza e che ha fatto crescere molto questa parte del mondo, tra cui una sua parte specifica che è la Cina, di cui poi parleremo, oppure facevano parte di aziende che hanno avuto dei vantaggi nell'entrare nel gioco della globalizzazione. Non tutte ovviamente ce l'hanno avuto, chi ce l'ha avuto ci ha avuto ovviamente dei vantaggi e degli incrementi. Purtroppo questo gioco, More is Different, generando più ricchezza attraverso il gioco economico, poi è stato travasato, si incomincia a travasarlo in potenza geopolitica. E allora, mentre le cose sembrano andare bene, sembra andare bene dal punto di vista di coloro ai quali è andata bene ovviamente la globalizzazione, dal punto di vista geopolitico cambiano le logiche. In realtà, quindi, diciamo, negli ultimi anni la fase unipolare è durata in realtà pochissimo, è iniziato un nuovo ordine che al momento non è un ordine, e cioè l'ordine multipolare. Possiamo definire l'ordine bipolare o unipolare? Sì. Pronto? Pronto? E, come un ordine cristallino, appunto, con una termodinamica piuttosto rallentata, ecco, l'ordine multipolare come fosse un ordine liquido in cui tutto si muove, tutto è molto sinuoso, che risulterebbe in teoria più idoneo alla grande complessità del mondo.
E peccato che va a ridurre le condizioni di possibilità a coloro che invece in questi 70 anni hanno goduto delle condizioni di possibilità più ampie, quindi sostanzialmente noi occidentali e gli americani in prima persona. Tenete conto che gli americani sono il 4,5% della popolazione mondiale e fanno il 25% del PIL mondiale. Lo fanno ovviamente per meriti, ma questi meriti appunto hanno radici nelle condizioni di possibilità, e le condizioni di possibilità vengono da questa storia che abbiamo tratteggiato a grandissime linee ovviamente. Quindi per loro si tratta di perdere meno percentuale di PIL possibile. Perché? Perché altrimenti uno chiede che il direttore della World Bank sia anche cinese, o quello dell'FMI possa essere anche indiano, oppure ci possa essere più di una moneta che non sia solamente il dollaro, oppure nascono nuove piazze finanziarie, come è accaduto, e a cascata, insomma, qui stiamo trattando di sistema economico finanziario mondiale, quindi immaginate la complessità dell'argomento, insomma, ora con un po' di fantasia potrete immaginare la cascata di conseguenze che ci sarebbe se si ratificasse l'apertura nei confronti di un reale mondo multipolare. E il problema, al di là del fatto che si apra o non si apra, è abbastanza oggettivo, cioè il mondo va in quella direzione, è assolutamente inevitabile che sia così, da cui le frizioni che vediamo. Nel frattempo sono nate, diciamo, l'alveo delle grandi potenze si è tripartito, ci sono gli Stati Uniti che è una grande potenza economico, finanziario, militare, c'è la Russia che è una potenza esclusivamente militare, c'è la Cina che fino ad oggi è stata una potenza esclusivamente economica. Sta incominciando a riversare ricchezza economica nell'ordine militare, ma ci vorrà un po' di tempo affinché, diciamo, abbia, per darvi una dimensione, gli americani hanno 146 basi nel mondo, i russi ce n'hanno una, i cinesi ce n'hanno una, quindi i rapporti dal punto di vista della potenza militare sono questi. Potenza militare poco conosciuta, noi veniamo da decenni in cui non si parlava di guerre, di eserciti, di bombe atomiche, però purtroppo nella storia, quando alla fine, come tra gli esseri umani, insomma, non si riesce a convenire un obiettivo comune, ci si mena sostanzialmente. Ecco, a livello planetario si incominciano a mettere in campo gli eserciti. Purtroppo la storia fino ad oggi è andata così, speravamo che prendesse un'altra piega, ma dobbiamo constatare evidentemente che la nostra speranza non è stata sufficientemente curata. Adesso vi cito una previsione fatta da un istituto che è uno dei maggiori istituti di consulenza mondiale, la PricewaterhouseCoopers, ma quello che dicono viene detto anche da Credit Suisse, First Boston, SSBC, Deutsche Bank, eccetera, ed è la proiezione della classifica dei paesi per PIL al 2050, a parità di potere d'acquisto. Prima la Cina, seconda l'India, terza gli Stati Uniti, poi l'Indonesia, il Brasile, il Messico, la Russia. Quando è stato fatto il rapporto nel 2017, evidentemente la Russia era prevista non per via della situazione che si è venuta a creare di recente. Infine Giappone, Germania, United Kingdom, non c'è più la Francia, non c'è più l'Italia, l'Italia sarà 25esima in questa classifica, e dei G7 sono rimasti 4 paesi, uno all'8° posto, uno al 9°, uno al 10° e solo gli Stati Uniti al 3°. È chiaramente un altro mondo. Tutto questo corrisponde a, diciamo, un sottostante anche, che è quello demografico. Nel 1950 noi occidentali, definiti per come abbiamo specificato in precedenza, eravamo il 30% del mondo, ai primi del Novecento eravamo il 33% del mondo, nel 1950 eravamo il 30%. Oggi siamo il 16%, nel 2050 dovremmo essere il 13% del mondo. E all'interno del cluster sono cambiati i rapporti proporzionali tra l'Europa e l'anglosfera. Eravamo a maggioranza europei, primi del Novecento, attualmente abbiamo contabilmente ancora un certo margine, nel 2013 loro saranno addirittura più di noi europei. E noi saremo, come già siamo, la popolazione più vecchia, più anziana del pianeta.
Tutto questo che vi ho raccontato diventa il grande conflitto ordinativo, cioè siamo capitati in un momento in cui tutte queste linee convergono e creano la famosa transizione di fase. Qui c'è tutto un dibattito se il cambiamento arriva in maniera lineare oppure a salti, per esempio in paleontologia Stephen Jay Gould e Nice Eldredge hanno parlato degli equilibri punteggiati, no? In termini evolutivi, lunghi periodi di equilibrio, poi a un certo punto, questo viene dallo studio delle forme, dei piani corporei, delle forme viventi, nei famosi scavi di Burgess nel Cambriano, puff, improvvisamente vengono fuori nuove specie. In realtà questa dicotomia non è poi così consistente, nel senso che, come quando uno dice la goccia che fa traboccare il vaso, sì, la goccia ha fatto traboccare il vaso, ma tante gocce hanno riempito il vaso affinché poi una goccia faccia traboccare il vaso. Quindi c'è sempre un periodo di accumulo di fatti, di contraddizioni, e poi in tempo molto breve apparentemente inizia questo salto, questo stacco, che poi appunto nella nostra cultura è anche un po' il concetto di emergenza. A un certo punto da uno strato della realtà emerge un nuovo strato della realtà, e questo secondo strato non può essere letto, analizzato per le condizioni del primo stato, perché, come ha detto Aristotele, il totale è più delle parti. Quindi quando andiamo a vedere le parti e le loro interrelazioni nello strato inferiore, non necessariamente arriviamo alle leggi che governano lo strato superiore. Si parlava prima, prendendo un caffè, del fatto che la nostra filosofia occidentale si è molto concentrata sull'essere e poco sulle relazioni. Ecco, i colpevoli del fatto che a un certo punto, puff, esce fuori qualcos'altro che non era previsto a livello precedente, è dovuto alle relazioni e alle interrelazioni che noi purtroppo abbiamo poco studiato. Ecco il conflitto ordinativo da dove viene, accumula, diciamo, un'energia e una competizione che è durata 70 anni. Dal punto di vista degli Stati Uniti si tratta, come nella loro lingua lo esprimono, di fare un buying time, cioè di comprare tempo, nel senso che l'ordine multipolare è visto come inevitabile, si tratta semplicemente di guadagnare tempo e di far sì che avvenga diciamo in maniera più progressiva, e che l'America abbia la facoltà di potersi nel frattempo riorganizzare. Questo nel migliore dei mondi possibile. In realtà quello che si osserva, studiando un po' anche la cultura americana, è una forma di negazione, nel senso di dobbiamo cercare di prorogare il più possibile l'ordine precedente. Il principale avversario, diciamo, il caporione dello schieramento multipolare, ovviamente è la Cina. E qui gli esperti di relazioni internazionali e geopolitica, tenete conto che la relazione internazionale è una disciplina quasi esclusivamente americana, geopolitica no. Quindi io vi sto citando studiosi che scrivono su Foreign Affairs, Foreign Policy, John Mersheimer, il professore dell'Università di Columbia, Henry Kissinger, penso che lo conoscerete. Persone che dicono delle cose che se venissero dette nella televisione italiana sarebbero accusate di essere putiniani, per dire lo scollamento, proprio la mancanza di conoscenza che purtroppo scontiamo proprio in questi giorni nel valutare degli argomenti che hanno una loro tecnicità, hanno una loro storia, hanno dei loro metodi, e che dentro gli addetti ai lavori portano a dire delle cose con molta tranquillità, molta franchezza e molto realismo, mentre fuori poi vengono invasate, diciamo così, di questioni ideologiche. Purtroppo il mondo va trattato come la realtà, per cui prima dovrebbe essere analizzato per com'è e poi dovremmo cercare di applicare le nostre categorie del come dovrebbe essere e non confondere le due cose. Il primo nemico quindi diventa la Russia, perché la Russia è la più armata, la Russia è la prima potenza atomica. In realtà non c'è differenza, perché con 150 bombe si stermina tutta la Terra, quindi uno ce l'ha 5.500, l'altro 6.000, ma è assolutamente indifferente. Per dire, mi sembra che i cinesi ne hanno 200-250, poco meno i francesi e i britannici, una settantina barra 90 tra Pakistan e India.
Israele non è dichiarato, ma si stima circa 70. La Corea del Nord ce n'ha 12, pare, non si sa. E questo sono tutti coloro che hanno le bombe atomiche. Che è l'ultimo livello del conflitto, cioè tu inizi un conflitto, fai conto, tu litighi col vicino di casa, ma se sai che ha fatto 30 anni di galera e ha l'appartamento pieno di pistole, perché è pieno di tatuaggi, quando ci vai a litigare stai un pochino più schiscio, no? Mi dicono a Milano. E, mentre invece se tu sei grande e grosso e quello è piccino ed è tutto tremante, fai anche un po' la voce grossa. Ecco. Qui funziona nella stessa maniera e l'ultimo livello, che è appunto quello atomico, è quello che retrodetermina tutti i livelli precedenti. Per cui durante la Guerra Fredda nessuno si è sognato di iniziare un conflitto diretto perché c'era appunto la mutua distruzione assicurata, cioè si sapeva che alla fine si sarebbe arrivato a quel livello e non conveniva a nessuno. Non so se avete letto i giornali, ma l'altro ieri i russi hanno fatto un'esercitazione per l'invio elettronico di ordigni nucleari. Significa anche se ci sterminate tutti, noi abbiamo algoritmi che prevedono con i sensori di captare cosa è successo, se vediamo che c'è un po' troppo atomi, per cui il famoso first strike in realtà non chiude la partita, perché poi c'è un second strike. La Russia è stata antagonista degli Stati Uniti d'America anche in tempi recenti, nella guerra in Siria, è presente in Libia, al ritiro dei francesi dall'Africa occidentale per via economico-commerciale è entrata la Cina, per via militare è entrata la Russia, anche se tramite i famosi battaglioni privati per il momento. Ma dovete pensare ai conflitti che ancora non ci sono, e in particolare il conflitto più importante che ci sarà, che è quello dell'Artico. Nell'Artico non c'è nessuno, non ci sono i giornalisti, non c'è Mariupol, c'è niente, per cui si potranno menare alla grande, perché proprio non c'è problema. Perché? Perché il 30% delle riserve fossili del pianeta si stima siano sotto i ghiacci polari, ma soprattutto c'è la più alta concentrazione dei minerali che non abbiamo ancora estratto. E non so se sapete, in realtà in passato si parlò del picco di produzione del petrolio o il picco del gas, in realtà le nostre riserve di energia fossile sono abbastanza consistenti ancora, mentre i minerali no, i minerali stanno cominciando a scarseggiare e quindi diventa molto importante. In più con l'ipotesi di scioglimento dei ghiacci, parziale, totale, eccetera, eccetera, sai, la possibilità di inaugurare nuove rotte commerciali, tra cui la Cina, che invece che imbarcarsi in tutti i problemi geopolitici cosiddetti degli stretti, lo stretto di Malacca, il Mar Cinese, le basi che stanno facendo, no? Poi i giapponesi si arrabbiano, eccetera, eccetera, poi entri nel mar, nell'oceano indiano, allora gli indiani fanno l'alleanza con gli Stati Uniti d'America, se non altro per la parte navale, mentre per i carri armati, le bombe, tutto il resto, i Kalashnikov fanno affari con i russi. E poi dopo devi passare Aden, infatti l'unica base militare cinese di cui vi ho parlato è a Djibouti, che subito dopo vada al Mandeb, che è lo stretto che c'è tra Aden e lo Yemen, e fai tutto il Mar Rosso e arrivi a Suez, sempre che gli egiziani non decidono di chiuderlo e ti ritrovi nel Mediterraneo. Mentre invece qui tu esci fuori dal Mar Cinese e ti fai tutta la costa, diciamo così, della Siberia, con queste grandi navi rompighiaccio russe, ce ne sono 25, gli americani ne hanno una, di navi rompighiaccio, e accedi poi tramite la penisola scandinava, arrivi tramite il mare del nord e arrivi ugualmente in Europa, anzi arrivi a Rotterdam e Amburgo, che è anche meglio di Atene e Trieste, che tra l'altro dovevamo dare in gestione ai cinesi, un governo precedente aveva previsto, poi cambiato il governo abbiamo deciso di darlo ai tedeschi. Quindi è molto importante per gli Stati Uniti, come hanno detto immediatamente giorno dopo che è iniziata la guerra in Ucraina, ostracizzare la Russia, cioè buttarla fuori sostanzialmente dal condominio internazionale. E quindi tutti i tentativi, addirittura la richiesta di buttarla fuori dal Consiglio di Sicurezza e i due voti che ci sono stati per condannare ciò che ha fatto la Russia in Ucraina,
in cui il secondo voto hanno votato a favore 96 paesi e contro 25, ma il totale della popolazione dei 25 contrari è superiore a quella dei 96 favorevoli e più di 50 in realtà si sono astenuti. E veniamo così alla guerra in Ucraina, che è appunto il turning point di questo grande conflitto ordinativo. Si possono leggere quattro livelli di questo conflitto. La guerra civile ucraina, che inizia nel 2014, tra la parte occidentale occidentalista e la parte orientale, sapete, filorussa o russofona. Se chiedete ai primi cosa è successo nel 2014 vi diranno che c'è stata una rivoluzione colorata, se lo chiedete ai secondi vi diranno che c'è stato un colpo di Stato. Sta di fatto che nel 2014, invece che trovare un modo di convivere in un paese che obiettivamente è multietnico, il nome stesso Ucraina è terra di mezzo tra l'Occidente e la Russia, si è scelto invece il conflitto tra di loro e anche tra le potenze che hanno agito accanto a loro, i russi in favore della parte che era nel Donbass, anche per recuperare un loro territorio storico che è la Crimea, dove c'era la più grande base navale della Marina della Federazione Russa, cioè Sebastopoli, e gli americani in parte, la NATO, ma non tanto all'inizio, soprattutto gli americani invece a favore dell'altra parte. Si sommano una serie di fatti che sul quale non ci possiamo soffermare perché non c'è tempo, però diciamo che si è coltivato molto questo conflitto fino a che la Russia ha deciso che per loro era assolutamente indispensabile iniziare una vera e propria guerra, e questo viene raccontato in maniera molto precisa dal conflitto aggredito-aggressore. Chiaramente c'è un aggressore, chiaramente c'è un aggredito. Questa è la violazione del secondo articolo della Carta delle Nazioni Unite, dove appunto nessuno può violare i confini di un altro tramite una forza armata. Quindi c'è poco da discutere, come dire, l'acqua è liquida o la terra rotonda, insomma, la discussione è molto breve a riguardo. Ha un precedente, ovviamente. Questo è il secondo livello. Il terzo livello è quello attraverso cui gli Stati Uniti, anche tramite la NATO, ha, diciamo così, lanciato un'OPA nei confronti dell'Europa, che era un sistema un pochino così, un po' se andava un po' per conto suo, i tedeschi facevano il raddoppio del gasdotto al Nord Stream, poi facevano affari con i cinesi, i francesi pure. Gli italiani appunto venivano al governo e decidevano di fare il centro ricerche europeo sul 5G a Milano con la Huawei, non sta bene, i servizi segreti, criptoinformazione, no, allora poi dopo arriva un'altra guerra. Insomma, l'Europa sappiamo, no? E mentre qui diciamo che si è operata una polarizzazione improvvisamente dall'oggi al domani. Come ha detto Psaki, che a tempi era la portavoce del presidente americano, il Nord Stream è un tubo di ferro che giacerà ad arrugginirsi per il resto del tempo, con grande soddisfazione. E i tedeschi rinunciano a questo importante flusso di energia necessario alla propria industria, e sapete che sono giorni e giorni che si annunciano le nostre sanzioni sul petrolio, con grande difficoltà a metterle in essere. Si continua pure a parlare di quelle del gas, ma tanto non c'è nulla da fare lì, soprattutto per noi e per i tedeschi, bisognava pensarci prima. Quindi questo terzo livello è servito anche per riaggregare il sistema occidentale, e l'obiettivo è quello famoso di dire che la Russia incontrerà un Vietnam in Ucraina. Quando gli analisti e gli storici hanno analizzato il perché l'Unione Sovietica era implosa, la spiegazione che è stata data era questa: era una competizione che era andata avanti per decenni con un attore che aveva una capacità di spesa enorme, anche perché l'America ha anche facoltà di emettere debito pubblico pagando interessi molto bassi, che vengono comprati in tutto il mondo perché è considerato il titolo, diciamo così, più sicuro che possa esistere.
E quindi già sono una grande potenza economica, stampano i dollari in conto loro e in più gli prestano tutti volentieri un sacco di denaro. Per anni, l'Unione Sovietica si è dissanguata perché non aveva la stessa potenza, tant'è vero che per mantenere un certo livello di potenza militare ha avuto grossissimi problemi interni dal punto di vista sociale, dal punto di vista organizzativo, fino a che appunto è implosa, nel senso che è la struttura che è caduta dentro se stessa perché non era più sostenibile. E quindi quello che oggi fosse gli strateghi americani pensano è fare la stessa cosa. Qui, ripeto, gli esperti si immaginavano un'altra soluzione, che era quella che Kissinger operò ai tempi quando prese per l'orecchio uno dei presidenti più conservatori che esistevano, Richard Nixon, e lo portò a Beijing a stringere la mano addirittura a Mao Zedong, per cui per separare, diciamo, le due, si chiama divide ed impera, è una cosa che c'è nella letteratura indiana del III secolo avanti Cristo ed è considerata, poi è stata ripresa dai latini, dai romani, eccetera, eccetera. E tutti pensavano bisognasse fare una cosa del genere, cioè andare forse un po' morbidi con i russi per cercare di separarli dai cinesi. Mentre invece questa amministrazione ha annunciato già in campagna elettorale il suo programma, che non ha, onestamente anche gli esperti non avevano forse ben inteso, che era quello di rispaccare il mondo in due, democrazia da una parte e autocrazia dall'altra. Questo per risemplificare il problema dell'ordine, ripolarizzarlo, riportarlo a una termodinamica più fredda in maniera che sia tutto sommato più controllabile. E quindi, come vedete, l'ultimo livello è appunto quello del mondo multipolare, il grande conflitto multipolare, dove si sperava, per esempio, non so, nell'ultimo mese, quanta gente è andata in India. C'è andato Boris Johnson, poi c'è andato il ministro degli esteri indiano, poi sono andati gli americani, hanno telefonato i francesi, cioè si cerca in tutto il mondo, in tutti i modi, di portare l'India da quest'altra parte, anche perché se no l'assunto generale democrazia verso autocrazia non regge, perché l'India è la più grande democrazia del mondo. In realtà il Brasile, la Russia, l'India, la Cina, il Sudafrica, che insieme fanno il BRICS, che è un acronimo inventato da Goldman Sachs nel 2000, e che però poi è diventato un vero e proprio sistema in cui questi stati, pur non avendo, diciamo, nessun altro fatto in comune, anche perché stanno tutti in continenti diversi, sono tutti, diciamo, solidali, convinti che a loro conviene il mondo multipolare, l'ordine multipolare. E questo è il motivo per cui, al di là delle ideologie, l'India continua a stare dall'altra parte, per cui si è astenuta nel voto dell'ONU e continua a fare affari con i russi e non farà sanzioni. Peraltro sanzioni sono state elevate da 40 paesi su circa 200, e siamo in 27 in Europa, sono 5 l'anglosfera, e quindi poi c'è Israele, Giappone, Corea, qualche isoletta del Pacifico, e questi sono quelli che hanno elevato le sanzioni. Non è che gli altri, ovviamente sul piano penso morale, etico, eccetera, non è che non sanno, non si accorgono cosa accade in Ucraina. Purtroppo però questo gioco è fatto di interessi, e trattare gli interessi, ripeto, quei valori, bisogna stare attenti, se no non si capisce la grammatica, poi dopo bisogna esercitare il giudizio di valore, ma per capire la dinamica, ahimè, bisogna seguire gli interessi. Tutto questo porterà a una situazione che è poi quella che vedete, insomma, c'è il grande disordine nel costo energetico, che non viene peraltro dalla guerra, è precedente. Vedrete quello delle materie prime, ancora non lo vedete, ma a settembre-ottobre vedete che, ahimè, la Russia ha moltissime materie prime, ha fatto l'embargo, non esporta più. C'è un gravissimo problema alimentare, Ucraina e Russia insieme sono tra i maggiori produttori di frumento. Noi davanti a noi abbiamo un paese, l'Egitto, con 100 milioni di persone, il 95% del frumento
dell'Egitto viene dall'Ucraina e dalla Russia, quindi a settembre-ottobre finiscono le scorte, quindi lì è certo che ci sarà un gravissimo problema alimentare, come ci sarà in molti paesi africani. Non c'è più la globalizzazione, si parla di reshoring, cioè di riportare dentro i propri paesi le aziende che avevano delocalizzato, questo per svincolarsi soprattutto dalla Cina prevalentemente. Siccome non è possibile dal punto di vista del semplice conto economico, la presidente della Fed, signora Yellen, recentemente ha detto che bisogna fare del friendshoring, cioè fare reshoring nei paesi che sono amici. Ma quali sono i paesi amici? Per esempio le Filippine per gli Stati Uniti. Però qui purtroppo gli Stati Uniti scontrano una cattiva conoscenza dell'Asia, che è un mondo completamente diverso dal nostro, che ha anche altri tipi di dinamiche. Gli asiatici non hanno mai avuto grandi guerre come le nostre guerre mondiali, sono molto pratici, diciamo, soprattutto quando si tratta di mercato, di soldi, di cose del genere, e ancora abbastanza cooperativi, perché partono da livelli di ricchezza molto più bassi, quindi tutto sommato sono ancora nella fase in cui riescono a mantenere sistemi win-win. Ad ogni buon conto si incomincia a temere, a prevedere che tutto quello che ha ordinato anche le nostre vite comuni negli ultimi tempi subirà degli enormi cambiamenti e delle grandi fratture, sperando che qualcuno sappia che cosa sta accadendo. Si sta spaccando anche internet, in cui si alzano dei firewall per evitare ovviamente l'intromissione di sistemi non amici. E la questione climatica, che era stata annunciata con grandissime buone volontà, quando poi sono andati a fare i conti economici sono rimasti un pochino più perplessi, adesso incomincia a essere posposta nel tempo, sì a parole, anzi la nostra necessità di svincolarci dalla Russia dovrebbe imporre di accelerare determinati tipi di processo, c'è un problema di tempo però, ora che si metta in moto una macchina alternativa, e quindi in realtà stiamo andando in Algeria, stiamo andando in Congo e via discorrendo. Ricordava il presidente Prodi in un'intervista, dice, io quando sono arrivato ho fatto l'analisi di rischio dei fornitori di energia fossile, solo che il risultato dell'analisi di rischio sull'Algeria era 10 volte peggiore che della Russia. Quindi adesso sotto necessità stiamo andando, ci stiamo volgendo ad avere dei contatti con delle realtà che però non sono delle realtà sufficientemente solide. E siamo alla chiusura. Tutto questo conflitto quale abbiamo accennato e che ha ragione, diciamo, in questa transizione che è stata accesa da questa grande inflazione demografica, casuale nel senso che poi, se volete saperlo, viene dalla rivoluzione verde, cioè quando gli americani hanno cominciato a produrre delle cose che davano maggiori risultati dal punto di vista alimentare, poi anche dal punto di vista sanitario, questo si è allargato a tutto il mondo e quindi si è abbassata la percentuale delle persone che moriva, vivevano più a lungo, stavano più a lungo nel conto demografico e soprattutto si è abbassata la mortalità infantile e anche la mortalità delle donne a livello di parto per la diffusione dei sistemi sanitari. Questo dice anche che nei sistemi molto complessi noi non abbiamo una grande abitudine a pianificare le catene delle conseguenze, per cui abbiamo un obiettivo, anche un obiettivo assolutamente mirabile. Tempi si parlava della fame del mondo, e però poi ci troviamo degli effetti che sono magari imprevisti e che creano problemi anche più gravi dei problemi precedenti. Quello che vediamo in questi giorni è una grande battaglia ideologica, grande battaglia per l'egemonia dei sistemi di pensiero, si tenterà di rompere le istituzioni multilaterali, secondo la partizione democrazia-autocrazie, e purtroppo la previsione che dobbiamo fare è quella appunto della preparazione a nuovi conflitti, quindi dovremo prepararci, lo vedete, tutti hanno sdoganato tutti l'aumento delle spese, delle spese militari, ma non solo in Europa, e quindi si stanno armando tutti di gran carriera. E purtroppo questo fa sì che questi 70 anni siano stati una felice parentesi, tutto sommato, di pace e che il mondo si è rimesso in moto.
Gabriel García Márquez chiudeva il suo famoso romanzo dicendo che ci sono delle stirpi, la famiglia Buendía, condannate a 100 anni di solitudine, e noi saremo condannati a fare una transizione epocale. Speriamo di esserne in grado, a partire proprio dai sistemi di pensiero, dai sistemi di conoscenza. E qui la complessità può fare e può dire molto. Fortunatamente i tre relatori dopo di me saranno tutti molto più ottimisti e daranno delle soluzioni su segmenti specifici. A me toccava farvi il caffè di Gramellini, che poi è quello di Fagante, molto più amaro, mi dispiace. Grazie. Ho fatto una battuta dicendo: convincere gli americani a vivere come gli indiani è praticamente impossibile. Ora, gli americani fanno il 25% del PIL mondiale, io ho calcolato che se facessero il 18%, sarebbe un tracollo, avrebbero il PIL pro capite dei tedeschi, che non mi sembra che muoiano di fame, no? Tra l'altro in America sono 30 milioni di persone che vivono sotto la soglia della povertà. Quindi loro hanno un modo poi di organizzarsi interno in cui è necessario produrre grande ricchezza, perché poi c'è uno che si compra Twitter e quell'altro con Washington Post, insomma sapete un po' come vanno le cose. Quindi è molto difficile, riuscire a introiettare tutta questa situazione e andare verso una modalità cooperativa, perché le modalità sono solo due, o competitiva o cooperativa. Poi ci sono vari livelli, ovviamente, possono anche convivere entro certi limiti, chiaramente, quando andremo a contrattare le quote del carbonio. Se fossimo di Marte diremmo, effettivamente i paesi cosiddetti ex via di sviluppo hanno necessità di far crescere la propria industria, però noi non è che domani mattina possiamo chiudere tutte le nostre fabbriche perché loro debbono crescere, no? Quindi ci vorrà una mediazione, anche perché poi loro giustamente dicono, ma voi avete inquinato per 200 anni, siccome la CO2 va in accumulo, quindi non è solo l'emissione di quest'anno, ma è anche l'accumulo della CO2. Quindi è una grande battaglia per i regolamenti. Dentro i paesi, cioè per arrivare a noi, purtroppo le opinioni pubbliche non sono molto consapevoli, diciamo, della grande complessità di tutto questo gioco che qui abbiamo semplicemente accennato, e in più sono sballottate da una fortissima emotività che purtroppo è cattiva consigliera nell'affrontare questo tipo di argomenti, e da giudizi che sono iscritti in precise ideologie che sono ottime, degnissime, sono un fatto di livelli, insomma, nel realismo bisogna, se si spacca il tubo dell'acqua a casa non è che fate un convegno, no? Cercate un idraulico, mettete una pezza, mettete il dito se è un pochino piccolo, no? Quindi prima c'è il piano materiale, reale, non voglio dire la verità, che in filosofia non si può dire, però insomma un contatto reale e concreto con i problemi, e purtroppo a cominciare dai sistemi di conoscenza. La fotografia che vi ho fatto prevede la conoscenza di geografia fisica, geografia umana, geostoria, politica interna e politica estera dei principali attori, economia, finanza, fatti militari, fatti culturali e fatti religiosi. Se vedete che la Chiesa ortodossa ucraina benedice le armi, ma sono ortodossi pure i russi, perché dovete sapere che gli ortodossi, le chiese sono autocefale, cioè non hanno un Vaticano, no? E quindi sono di natura nazionalistiche e quindi partecipano ai conflitti, anzi loro in qualche modo presuppongono il conflitto, perché essendo la chiesa di quella nazione, il successo di quella nazione è il successo di quella chiesa, no, entro certi limiti. Quando parliamo dell'Islam, andiamo in Medio Oriente, c'è di mezzi sciiti, sunniti, figurarci, insomma, anche la religione. Conoscenza delle culture, ma chi conosce la cultura cinese? Noi fino ad oggi abbiamo fatto, io ho studiato 3 anni anche io un mandarino, per conoscere un po' la loro cultura, non per parlarne, infatti non lo parlo, all'Istituto Confucio, ma è una cultura immensa, che ha una logica completamente diversa, sistemi categoriali completamente diversi. C'è un bellissimo autore, non so chi l'ha letto, François Julien,
francese che studia da tantissimi anni, che ha scritto un libro memorabile, che è la comparazione dei sistemi logici di base nostri che provengono dall'antica Grecia e loro che provengono da un milieu in cui in mezzo c'è Confucio, il Taoismo, Li Jing e via discorrendo. E purtroppo François Julien, tra l'altro, insegna alla scuola di management pubblico, perché i francesi quando vanno in Cina non ci vanno solo col pastificio di Napoli, che ci vanno studiando, perché per avere a che fare con questi sistemi bisogna studiare. Purtroppo la nostra conoscenza del mondo è troppo frammentata, è troppo fratturata. E purtroppo quando non conosciamo le cose è difficile trovare un modo per averci una relazione. O no? Sicuro. Mi viene in mente che non tutti siamo in grado di organizzarci una cultura, conoscenze così basse. Perché manca il tempo. E quindi la liberazione del tempo è la battaglia fondamentale per creare le condizioni di possibilità affinché si possano avere dei sistemi, quali le nostre società, maggiormente in grado di stare nel mondo. Sì, forse c'è anche la strada della interdisciplinarità, multidisciplinarità, che però è molto difficile da percorrere in generale, perché lei parlava c'è sempre una tendenza alla separazione, diciamo, alla specializzazione, eccetera. C'è una domanda giusta, corta. Sono Marco Bevilacqua. La domanda è questa: come traghettare l'umanesimo? Foligno ha parlato di regole. Gli americani 2000 anni fa erano i romani. Nel 476 crolla l'impero romano e si crea un'epoca simile a questa. San Benedetto è quello che crea la regola, che è quella che va da traccia, da DNA, per tutto il sistema europeo occidentale, nel senso che il primo Parlamento, leggendo il libro di Rumitz, il primo Parlamento europeo avviene in Germania nel 1100. E la domanda è, partendo dalla riflessione di Forino, come portiamo le regole e la civiltà al terzo millennio? Grazie. Chi si è posto questo problema sono i funzionari delle varie religioni che si sono capitanati da Hans Kung, che si sono riuniti, non mi ricordo l'anno francamente, perché il mio cervello poi ha dei limiti a un certo punto, ed era la conferenza mondiale di tutti i religiosi, dove erano rappresentate, credo, 140-150 credenze. Hanno molto discusso e hanno trovato il punto in comune, che è la famosa regola aurea, cioè il principio di reciprocità. Ho detto come Kant, agisci in maniera tale che la regola che porta al tuo comportamento possa diventare una regola universale. Ho detto nel cristianesimo, come viene detto? Ama il prossimo tuo, no, fai agli altri quello, cioè la versione positiva, fai agli altri. Ecco, nell'oretta che vi ho intrattenuto raccontando invece di quel tipo di mondo, il problema, come si fa a mettere quella regola? Non è un fatto culturale, cioè è un fatto culturale nella misura in cui le popolazioni accettano di rispettare il principio di reciprocità. Ripeto, io credo che se fossimo dei marziani, cioè non avessimo interessi che giocano, diciamo, all'interno del problema, quando si tratta delle quote del carbonio, noi dovremmo dire sì, effettivamente bisogna dare più spazio a questi paesi perché devono crescere, altrimenti diventano instabili, è nel nostro interesse. Ma cosa significa che noi dobbiamo ridurre così drasticamente le quote di carbonio? Dobbiamo passare a un altro tipo di energia. Ora, signore, io mi occupo di questioni ambientali e ecologiche da circa 30 anni, insieme a tante altre cose. Venivano chiamati abbracciatori di alberi. Gli studi sul problema climatico sono degli anni 70. Nel 72 non solo è stato scritto Morris Different, ma è stato scritto anche Limit to Growth del Club di Roma, capitanato da un italiano, un ingegnere di area Fiat Olivetti, Aurelio Peccei, ed è stato sbugiardato quel rapporto per 35 anni dagli stessi che adesso sono folgorati sulla via di Damasco e se tu non parli del colore verde gli vengono perché hanno visto nuove opportunità di business
e tra l'altro riducono il problema ecologico e ambientale al problema climatico, perché lì pensano si possa fare business. Sul problema degli scarichi industriali, della diminuzione di biodiversità, che è come la diminuzione della multipolarità, eccetera, eccetera, nicchiano, diciamo, perché la questione è più complicata. Quindi portare quel principio non è solo fatto filosofico, non è umanesimo, è come si fa a che le popolazioni accettino di stare nella barca, abbiano un rapporto diretto con i problemi e modifichino i propri comportamenti individuali ma anche collettivi, quindi sistemi economici, sistemi giuridici, eccetera, eccetera, per diventare adattativi rispetto a ciò che li contiene. Il problema è un problema di adattamento. Noi rischiamo la crisi adattativa col mondo perché abbiamo generato inconsapevolmente un mondo estremamente più complesso. I think. Altre domande? Detto. Intanto volevo ringraziare per Luigi perché è sempre molto affascinante, diciamo, è abbastanza pacato in questa definizione di questi problemi planetari. E io condivido l'analisi intrecciata tra, no, economia, politica, tema militare, eccetera. E questa è la situazione dove siamo immersi, che è anarchica, come dicevi tu, senza ordine. Quindi io, da bravo ingegnere, passo sempre dal problem setting al problem solving, perché altrimenti sul setting potremo continuare. Il problema è il solving. Ecco, allora, secondo me abbiamo alcune tracce di percorsi possibili, che è quella dell'Europa. Cioè, l'Europa ha passato tutta la sua storia tra nazionalismi tribali, si è autodistrutta con le ultime due guerre mondiali, adesso ce n'è un principio, speriamo che si fermi, e quindi noi ce ne intendiamo di guerre, l'Europa se ne intende. Ecco. Però in questa situazione tragicamente storica siamo partiti sul fedus, sul patto, cioè abbiamo capito che l'unica soluzione è questo principio di reciprocità che adesso citavi alla fine, e quindi poi le politiche di coesione, bisogna dare di più a chi ha di meno, altrimenti non ne usciamo. Ecco. Allora, tu non pensi che l'unico orizzonte di speranza per questo pianeta sia quello che l'Europa ha timidamente cominciato a fare negli ultimi 70 anni, cioè costruire una federazione di etnie, di stati che sono aumentati? Io altrimenti non vedo percorsi possibili, e in effetti gli americani, che oggi col 4% hanno il 5%, o entrano nella logica che il Fedus conviene anche a loro, altrimenti le guerre saranno l'unica soluzione che regoleranno il futuro. Sì, assolutamente. Voi non lo sapete, ma ci siamo messi d'accordo. Cioè io devo fare la parte di quello che la butta sul tragico, perché poi loro tre invece dicono: però non è, c'è ancora una speranza, incominciano. E quindi a me il compito. Le soluzioni sono queste e quelle, diceva il poeta russo, in specie scarso fratellamento. Io credo che il problema fondamentale è un problema culturale. Io mi impegno qui come Fulvio, come tutti noi, perché noi viviamo politicamente l'impegno di diffondere questa cultura, perché siamo convinti che questa cultura dentro abbia degli elementi di logica, categoriali, delle metafore, che sono adeguate ai tempi in cui viviamo. Nella misura in cui una congrua parte di persone adotta una cultura che non è una disciplina e non è un'ideologia, perché ha scritto di complessità Friedrich von Hayek, che è un economista iperliberista, ma ci può essere anche una versione di estrema sinistra, quindi
fanno parte di quelle parti del pensiero logico, categoriale, via discorrendo, che è alla base poi di tutte le produzioni e che però nelle forme corrispondono alle forme del mondo. Ragionare per sistemi, per esempio, qual è l'ordine del sistema? Quindi il sistema europeo può essere un modello, non può essere un modello, e però se questa discussione la facciamo con tutte persone che partono dal concetto di sistema, andiamo avanti. Se la facciamo con gente che non ha il concetto di sistema, la discussione non va avanti. Se la discussione non va avanti, buttiamo via tempo, il tempo è poco, il problema è grosso, se andiamo a schiantare. Allora, io penso che questa ultima, ultimo richiamo che ho fatto per Luigi è essenziale, perché almeno per me sono 12 anni, poi andiamo avanti in festa la complessità e 25 che c'è un'associazione che si chiama Teta 96. È tutto merito suo. No, quello che però ci deve far pensare su quest'ultimo suo richiamo è due cose. Uno, quando assistiamo a quello che scrive il giornale, che dicono in televisione, no, eccetera, eccetera, dobbiamo tenere presente la complessità dei fenomeni e quanti aspetti lui ha trattato e quanta semplificazione ci sta. E pensate voi che su giornali sono usciti libri, articoli, in cui si diceva i complessisti fanno la semplificazione e sono dei putiniani. Cioè proprio perché pensiero sistemico è nemico della semplificazione, della polarizzazione, di io c'ho ragione, tu c'è torto. Granellini, bravo, esatto. Tu lo sai che io ho scritto un post citando appunto Granellini, lui mi ha scritto. Esatto. Siamo diventati amici, ci siamo scambiati 6-7 mail. No! No! Sì. Sì, sì! Ha scritto, no, noi ci scriviamo ogni tanto, sì, cioè lui scrive. Ma guarda, è stato molto strano perché lui ha detto: ah, io che sono un affezionato lettore del suo blog, è falso, perché o l'ha letto e non ha capito che cosa scrive per circa 10 anni. Mi dispiace che lei abbia detto questo, ma mi ha stupito perché insomma io non so niente, lui è il Camillino, anche lui, anche meno, però insomma, no? E poi però abbiamo cominciato a discutere, per esempio lui diceva no perché vai a Putin è pazzo, mentre invece Medvedev, dico guarda tu non sai le cose, perché la dottrina Russia Mino, cioè l'ideologia per cui adesso andiamo a salvare tutti i popoli russi in giro per il mondo che non stanno dentro la Russia, da cui poi problemi, è conosciuta come dottrina Medvedev. Cioè io volevo dire, tu sei un giornalista di costume, stai a parlare di una cosa, di una complessità enorme, ma perché Parenzo, veramente quell'altro, come si chiama? Severgnini. Ragazzi, noi possiamo fare tutte le discussioni, i dibattiti tra di noi, però mantenendo in conto l'opinione pubblica la cosa è formata. Non sto dicendo che sono, che dicono cose sbagliate, dicono cose senza senso. Bene, allora abbiamo finito. Sì, come si parlava al fondo dell'ottimismo, delle prossime relazioni, eccetera, eccetera. E siccome sono in macchina con lui da Roma, e siccome sarà l'ultima relazione che è quella di Manchi, siccome mi sono letto quello che scrive Manchi, siccome forse per te una risposta ci dovrebbe essere, è l'idea che l'Occidente, che ha nelle tre parole libertà, uguaglianza fraternità. E fraternità, si è scordato per strada la parola fraternità, per cui le altre due non hanno più senso, e senza la terza, senza fraternità, le organizzazioni non funzionano, non funzionano le famiglie, non si vede perché dovrebbe funzionare lo Stato o il mondo non organizzato. Vi ringrazio, ringraziamo Pierluigi, alla prossima.